Ok. Nelle mie ragazze di carta la storia, il tema dell'adolescenza, della preadolescenza, ma anche del passaggio dalla città, dal contesto contadino alla città urbana. Sì, in realtà era proprio quella una delle volontà del nostro racconto, di raccontare la fine dell'innocenza di un'età e farlo corrispondere alla fine dell'innocenza di un intero paese. In effetti, così come cambia la vita di Alvise da quella scoperta di Tiberio, il personaggio interpretato da Alvise, cambia per sempre, da quel momento lì non tornerai più indietro, così anche metaforicamente anche l'Italia da quel momento lì è cambiata tanto e non si poteva più tornare indietro. In realtà è stato scelto il 78 non a caso, perché è l'anno in cui sono successe tante cose e da cui non si poteva tornare indietro. Il romanticismo è morto? No, anzi, in realtà è in continuo mutamento. Ci piaceva raccontare in maniera poetica la scoperta del sesso come avveniva 30 anni fa, adesso avviene in maniera completamente diversa e magari può stupire i ragazzi giovani, giovanissimi, come fosse complicato e per certi versi anche magari poetico, visto con la distanza del tempo. Adesso si scoprono in altre maniere, ma ovviamente il romanticismo spero che non muoia mai. Insomma. Centrale anche il ruolo del cinema? Quello ovviamente sono contento che questo film, nonostante abbia vinto il premio Solinas nel 2007, non sono mai riuscito a metterlo in piedi, siamo riusciti quest'anno, grazie fra l'altro a Rai Cinema 302 e a Pepito, il fatto che adesso racconti la crisi della sala dell'epoca è un corso ricorso storico. Adesso ovviamente all'epoca, perché la gente stava a casa a vedere la televisione, i cinema per non fallire dovevano appunto modernizzarsi e invece era in forte crescita il cinema hardcore a luci rosse. Adesso invece abbiamo le piattaforme, la gente dopo la pandemia fa fatica a tornare in sala, però ancora una volta l'augurio che il cinema in sala non muoia mai, perché è un'emozione che tutti riconoscono e ci piace molto, insomma. Grazie. No, lei c'è una... Sì, volevo fare solo una domanda. Ok, giusto un commento sul cast, come l'ha raccolto, come l'ha scelto? Allora, è un cast che mi ha soddisfatto tantissimo. Andrea Pennacchi ce l'avevo in mente da subito, perché l'ho sempre ammirato, mi piaceva un sacco, e veneto, ci serviva una forte componente veneta. Maya è stata eccezionale, perché si è messa in gioco sulla commedia, io ero sicuro che sarebbe stata una grande attrice di commedia e ha fatto un lavoro sul veneto eccezionale, e poi siamo stati fortunatissimi con i ragazzini, perché non era così scontato trovare dei ragazzi di veneti così bravi e con i caratteri così aderenti al personaggio. Addirittura Christian, che è quello che interpreta Giacomo, vive negli anni 80, cioè lui nella vita reale di adesso è uno che adora le moto degli anni 80, adora i vestiti degli anni 80, sente la musica degli anni 80, quindi è stato veramente una sorpresa velata. Poi ci sono questi camei stupendo di Neri Marco Re, Giuseppe Zeno ha fatto un personaggio eccezionale, un cast veramente eccezionale. Grazie mille. Grazie mille. Per non parlare di Cristiano Caccamo, che interpreta, che è là, che ha fatto un... Grazie mille. Grazie.